Sono conclusi i lavori dell'Arenile Nord di Bagnoli, sono in corso le attività per la rimozione dell'Eternit e dell'amianto, procede la messa in sicurezza della colmata in preparazione della rimozione ed è stata avviata la caratterizzazione sulle aree non sottoposte a sequestro. E quanto annunciato dal Ministro per il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, questa mattina a Napoli per partecipare a un incontro su Bagnoli con il Sindaco De Magistris e il Commissario straordinario Salvo Anastasi. Io sono ottimista sul fatto che l'azione su Bagnoli si svilupperà, porterò nella prossima cabina di regia anche le proposte del Comune e ho rinnovato l'invito al Sindaco perché partecipi alla cabina di regia, che è l'organismo che per legge dà gli indirizzi sul futuro di Bagnoli in cooperazione Governo, Regione, Comune. Il modo con cui sono state annunciate le attività messe in campo per il rilancio di Bagnoli fanno presagire quindi una schiarita tra l'amministrazione comunale e il governo, dopo le polemiche sulla scelta di commissariare i lavori per il rilancio del quartiere dell'ex Italsider. Le istituzioni cooperano, collaborano, si confrontano e oggi possiamo dire che il progetto che Napoli ha portato avanti per tanti anni all'80% è condiviso anche dal governo, c'è un 20% su cui lavorare, ma le posizioni non sono tanto distanti, quindi credo che con questo metodo chiuderemo in breve un accordo storico su Bagnoli. L'arrivo del rappresentante del governo è stato però scandito anche da diverse proteste che hanno avuto luogo davanti alla sede della prefettura napoletana, dove era in corso il tavolo interistituzionale su Bagnoli. Disoccupati organizzati, LSU, lavoratori della scuola e un gruppo di madri residenti nei comuni dove insistono discariche di rifiuti e che hanno perso i figli a causa di tumori. Perché dobbiamo fare giustizia ai bambini che sono morte. Io faccio parte di un'associazione, fra di noi c'è qualcuno che ha perso qualche bambino, c'è qualcuno che c'ha il figlio ancora in fase di malattia e penso che questi bambini non possono mai riposare in pace perché non avranno una giustizia e finché non ci sarà una bonifica, perché basta, stiamo morendo tutti.